Chiude in bellezza una stagione straordinaria il Rugby Gubbio, che nell'ultima partita di campionato di Serie B si è imposto contro lo Jesi tra le mura domestiche del Coppiolo. Un epilogo ancor più significativo per la squadra guidata da coach Joe McDonnell se si guardano agli ultimi minuti della partita. A segnare l'azione decisiva per il vantaggio del 29-27, dopo i punti messi a segno da Francesco Giorgini, Samuel Giacomini e tutta la mischia e Davide Joè, sono stati due giovanissimi esordienti nella compagine senior provenienti dall'Under 18, Riccardo Fioriti con il passaggio finale a Giovanni Piobbichi, che ha poi schiacciato in meta. Un match e un campionato da non dimenticare dunque per il Rugby Gubbio, nell'anno del 40° anniversario dalla nascita e nel primo in cui ha militato in Serie B dopo la storica promozione, ha centrato l'obiettivo fissato a inizio stagione, salvarsi e restare nella serie cadetta. E lo ha fatto con tre gare di anticipo grazie a una lunga preparazione, allenamenti e match combattuti meticolosamente impostati in ogni fase di gioco. Dalla dirigenza grande soddisfazione è stata espressa per i risultati della prima squadra, ma anche per i ragazzi dell'Under 16 e per i centauri dell'Under 18. Per i giocatori ora un po' di riposo e poi si inizierà a programmare la prossima stagione e gli imminenti appuntamenti come il torneo di mini rugby, Lupo di Gubbio e il centro estivo. L'emozione è sempre grande, anche perché i ragazzi si abituano sempre a tenerci un po' de pathos fino alla fine, poi alla fine danno il colpo del lupo proprio, che alla fine danno sempre il meglio di loro stessi, considerando che gli ultimi 10 minuti in campo c'erano un 2007, due 2006 e tre 2005, quindi diciamo che siamo, come ho detto più volte anche su questa emittente, molto sbilanciati sul futuro, diciamo, quindi siamo molto contenti di questo e abbiamo anche quel giusto mix tra esperienza appunto e gioventù che ci fa stare tranquilli. Abbiamo già pianificato in maniera importante la prossima stagione, stiamo andando avanti bene, ripeto, ringrazio soprattutto il pubblico, tutti gli intervenuti, perché è stata una cornice di pubblico interessante. E adesso è giusto fare festa per la fine del campionato.